è Franco Simeoni, faccio liutaio ormai da parecchi anni. Ho cominciato per passione della chitarra, i miei primi strumenti sono stati delle chitarre classiche. I miei violini ho imparato a farli quando sono stato a Cremona, nel 78-79 fino al 1982. Dopo ho dovuto fare il militare, quindi ho cessato la mia attività a Cremona e mi sono trasferito a Treviso. E da qui ho cominciato la mia piccola attività di liutaio e di riparatore. Ho fatto anche parecchie incrinature in modo da soddisfare le esigenze dei musicisti che suonano il violino, la viola o il violoncello nella città di Treviso. E fino adesso ho sempre vissuto serenamente con alti e bassi. Ecco, questa è la mia storia. Nei miei tempi non c'erano così tanti liutai professionisti da cui poter imparare a fare questo lavoro, così non mi è restato altro che trasferirmi a Cremona e andare lì. Ho preferito vivere a Cremona e avere collaborare con diversi liutai già giovani, già diplomati, e così approfondire subito la costruzione dello strumento. E lì già avevo cominciato, insomma, a fare i miei primi violini, i miei primi strumenti. Io adesso sono anche perito in tribunale per quanto riguarda gli strumenti antichi, quindi c'è tutto un settore che viene ad arricchire la cultura e la personalità di un autore, insomma, comunque di un liutaio. Provvigionamento del legno per costruire gli strumenti ad arco è una filiera molto delicata, nel senso che il tipo di abete che usiamo è selezionato in modo molto particolare. Alcune zone delle Dolomiti ben precise o della Carnia, ci sono diversi punti in cui ci sono degli abeti con le caratteristiche adatte alla costruzione degli strumenti musicali, che vengono chiamati appunto legno di risonanza, che non deve essere tagliato tangenzialmente ma radialmente, cioè sono tutti spicchi. Questo va fatto sia per la tavola armonica di abete, sia per quanto riguarda il fondo, che può essere o di acero o, per esempio, come in questo caso, di pioppo. E il più bell'acero del mondo è quello bosniaco, per le sue caratteristiche rinomate, e anche perché da un'analisi dei materiali, eccetera, si pensa che quello usato da Stradivari e dai grandi liutai italiani venisse proprio da lì. I fornitori ci sono ormai delle segherie specializzate nel trattare legno per liuteria, e che vendono il legno in tutto il mondo, sia l'abete che l'acero. Quindi per noi adesso è abbastanza semplice, noi liutai, perché possiamo andare a vedere e scegliere il legno che ci piace di più. In genere se ne compra il necessario per la costruzione di un anno di strumenti, però con un certo anticipo, in modo da averlo sempre stagionato dai 5 ai 10 anni, non meno di 5 anni. A livello di marketing non è facile proporsi come liutai oggi, anche perché, anche se sembra impossibile, siamo in molti. La nostra migliore pubblicità in questa attività resta la serietà, il fatto di essere sempre a disposizione del musicista quando lui ha bisogno e di garantire sempre le spese che vengono fatte nel laboratorio. A volte ci si chiede perché il violino, dopo così tanti anni dalla sua creazione o dal suo arrivo nella storia, sia ancora così importante e così ricercato. Questa è la forma del violino, è da qui che parte tutto. E chiunque di noi voglia provare a vedere quanto è difficile disegnare un violino, basta prendere un foglio di carta bianca e provare a disegnare un violino. È difficilissimo, perché ci sono dei rapporti intrinsechi nella natura dello strumento molto difficili da individuare. In effetti lo strumento è costruito praticamente tutto in sezione aurea, e
un po' alla volta come si può disegnare un'architettura, una chiesa o un palazzo, così è disegnato un violino. La cosa più sorprendente è che all'interno di questi rapporti, di queste misure, c'è anche la scala musicale. Quindi alcuni rapporti, come la posizione delle punte, sono dei rapporti musicali. Questo fa sì che il violino sia praticamente la rappresentazione dinamica, estetica, di un qualcosa che noi siamo solo in grado di percepire come rapporto auditivo, cioè la musica. È come dire una sinestesia tra il vedere e il sentire. Questo gli dà una chiara forza culturale che ancora oggi suscita interesse e curiosità. Dopo aver intagliato la forma di tavola armonica e fondo, si procede con la sgrossatura al fine di conferire la classica bombatura di due pezzi. Per far ciò ci si serve di due piccole sgorbie. La tavola armonica era stata precedentemente forata per indicare al liutaio lo spessore da raggiungere, che viene controllato con lo spessimetro. La tavola, infine, viene lisciata con la rasiera. Questo strumento è un pezzo di metallo finemente affilato. Si dice che Stradivari usasse un pezzo di sciabola. Dopo aver sgrossato la tavola, si procede al disegno e all'intaglio delle F, fori di risonanza il cui nome deriva dalla forma. Le F hanno un ruolo significativo nell'emissione sonora, contribuendo alla risonanza dello strumento. Il contorno viene preparato su un foglio di carta e poi riportato sul legno con una matita. Le F vengono intagliate e successivamente perfezionate a mano con l'aiuto di un coltello. La distanza tra le due F, la dimensione e l'inclinazione, dipendono dalle scelte del liutaio, ma il disegno di base resta inalterato da secoli. Nei modelli Stradivari, le tacche dividono il piano in due regioni di uguale area. Le fasce contornano il corpo del violino e solitamente sono scelte dello stesso legno del fondo. Dopo essere state tagliate, vengono calibrate con la rasiera al fine di raggiungere lo spessore desiderato, controllato poi con lo spessimetro. Ogni pezzo di fascia pronto viene adagiato sulla forma e modificato finché non calza perfettamente. Fondo e fasce vengono poi incollate con colla a caldo. La filettatura è una fase che risalta la bellezza dello strumento. Questa fase è molto delicata, in quanto una cattiva filettatura può rovinare uno strumento. Consiste nello scavo del canale del filetto,
servendosi di due coltelli ad appoggio fisso. E sulla sedia che si deve creare, unità di circa un millimetro e mezzo. In questa sede viene inserito il filetto, formato da tre strati di legno. Generalmente gli strati esterni in ebano e quello interno in ciliegio. L'utilità di questo risiede nel prevenire eventuali crepe al margine superiore ed inferiore dello strumento. La sgusciatura è forse una delle fasi più delicate della produzione di un violino. Una fase molto delicata perché è la finitura esterna dello strumento e fa emergere la filettatura, esaltando lo splendore della puntina. La filettatura emerge, la puntina nel suo splendore. La prima fase della sgusciatura riguarda la definizione della parte del filetto con una sgorbia curva. In seguito la bombatura viene lavorata con le piallette fino a raggiungere la forma desiderata. L'ultima fase consiste nella finitura delle bombature con le rasiere. La costruzione del manico comincia da un grosso blocco di legno tagliato radialmente. Su questo si riporta con molta cura il disegno del manico, con una matita, e successivamente viene tagliato con una sega a nastro. In seguito si sgrossano i lati e si imposta la forma del rizzolo con l'aiuto di una maschera di cartone. Il ricciolo viene infine intagliato grazie a sgorbi e curve di varie dimensioni. Dopo ciò viene scavata la cassetta dei piroli, dove questi alloggiano assieme alle corde. Sgusciando il dorso del ricciolo si ottiene la classica forma del manico, che verrà quindi unito al resto dello strumento. La preparazione della vernice usata per questo strumento avviene unendo olio di lino cotto e ambra con l'aggiunta di trementina di Venezia. L'essenza di trementina viene usata per impastare il colorante per la verniciatura. Il colorante qui utilizzato è una lacca che ha una sua trasparenza conferita dai cristalli di solfato di alluminio. Che a differenza di una terra ha però una sua trasparenza. È questa una fase che esalta il gusto del liutaio, che deve comunque adattarsi alle esigenze e richieste del committente. Dopo aver steso la vernice su tutto lo strumento, il violino è finalmente completato. La produzione di quest'opera d'arte è tanto lunga quanto complicata. Speriamo di aver riassunto al meglio il processo produttivo alla base di questo affascinante strumento. La differenza tra un violino artigianale e un violino prodotto in serie si riduce sempre di più. Perché? Perché il liutaio, per esigenze di mercato, deve essere sempre più preciso nella lavorazione. E la lavorazione degli strumenti di fabbrica altresì è diventata sempre più precisa e perfetta. La liuteria di manifattura fino alla fine dell'Ottocento e di fabbrica dopo, con l'inizio del Novecento, era abbastanza imprecisa perché molto veloce, perché si facevano degli strumenti di costo abbastanza contenuto e comunque la manodopera incideva abbastanza. Invece adesso, soprattutto con lo sviluppo della liuteria cinese, negli ultimi 30 anni c'è stata un'invasione di moltissimi strumenti
di bassa qualità e altri di qualità invece molto buona. Questi per fortuna non hanno dei prezzi così bassi da poter mettere fuori mercato completamente la nostra attività. E grazie a Dio il violino ha una messa a punto molto delicata, quindi è sempre importante l'impegno del liutaio. Certo che uno strumento in cui le ore di lavoro sono così tante e il prezzo è chiaramente dovuto molto alle ore di lavoro, quindi alle ore di lavoro, avere a che fare con una manifattura in cui il lavoro costa pochissimo, le ore di lavoro costano pochissimo, ci mette in difficoltà. La figura del liutaio ha molteplici aspetti. Intanto diventa quasi, per i musicisti della zona, un confidente, perché si viene qua, si chiacchiera, si migliora tanto lo strumento, proprio perché ci sono delle messe a punto che sono direttamente vincolate alla fisicità di chi suona questo strumento. E poi, come io dico sempre, un violinista può suonare solo uno strumento alla volta, quindi si affeziona al suo strumento, anche perché lo strumento violino si modifica quando viene suonato, migliora o peggiora a seconda di come viene suonato. Quindi c'è un rapporto molto di odio e amore col musicista, è vero, perché il musicista quando si trova a dover suonare magari in pubblico cerca di dare il meglio di se stesso e pretende anche di avere uno strumento che sicuramente non lo penalizza. Quindi il liutaio diventa responsabile come medico di questo rapporto tra il violinista e lo strumento, e i consigli che si può dare da di fuori possono essere a volte anche molto importanti, insomma. Lo strumento di manifattura è uno strumento naturalmente con meno personalità di quello fatto dal liutaio, e anche se in realtà dovesse essere molto simile a quello fatto dal liutaio, c'è un atteggiamento un po' di sufficienza da parte del musicista per lo strumento, che non ha una paternità in un certo senso. Per un violinista è importante trovare una collaborazione con un liutaio. Visto che noi passiamo tutto il nostro tempo a studiare su uno strumento, è importante che avere una persona di fiducia a cui affidare la manutenzione del nostro strumento. Quindi direi che tra violinista e liutaio c'è un rapporto di collaborazione come tra un meccanico e un pilota. Io ho conosciuto Simeoni perché lavoravo nell'orchestra di Treviso e quindi frequentavo la zona, e ho avuto modo, come tutte le cose, si va fin da piccoli, si conoscono degli utai, poi si vedono lavori fatti da persone e da altri, ci si confronta da colleghi e si vede che quello che a uno funziona meglio di quello che si ha, e quindi viene spontaneo, dopo aver provato e conosciuto diverse persone, andare a conoscere diversi liutai, poi andare in un luogo e trovare una persona con cui si instaura un rapporto di fiducia e anche di stima reciproca. Io i lavori che ho visto del maestro Simeoni mi hanno sempre piaciuto tantissimo, sono fatti molto bene, c'è un'altissima qualità sia nella lavorazione e sia nel risultato poi anche acustico dei suoi strumenti. Come in tutte le cose, si provano diversi strumenti e uno poi decide che uno strumento sarà più quello più adatto al proprio utilizzo. Ho avuto la fortuna di provare uno strumento di Simeoni che non era stato costruito per me, ma mi è piaciuto tantissimo. Questo strumento era disponibile e l'ho potuto acquistare. Sono passato a questo. Avevo un altro strumento che via via mi è interessato sempre meno. Però quello che è importante è il rapporto che nel dialogo che io ho con il liutaio ci capiamo su quelle che sono le mie esigenze rispetto a uno strumento che voglio suonare e quelle che sono le sue capacità di rendere il più possibile personalizzato questo strumento in maniera che risponda alle mie esigenze. E su questo il maestro Simeoni è straordinario, sia con il talento costruttivo, perché veramente è un po' come
nel talento strumentale, c'è chi ha più capacità e facilità a fare le cose e chi ne ha meno, e il maestro Simoni è straordinario, sia proprio anche nella capacità della messa a punto e della condivisione di una ricerca di un tipo di suono e di sonorità e di funzionalità del suo strumento. Dire che poi, come tutti, con i buoni amici, il rapporto si è consolidato negli anni, ormai sono più di 20 anni che lo conosco e lo frequento e mi sento di casa nel suo laboratorio e ho sempre affidato i miei strumenti alle sue cure e vedo che non sono l'unico a farlo, ovviamente siamo tantissimi professionisti nel mondo professionale, quindi è anche una garanzia che i suoi strumenti e le sue messe a punto sono sempre di altissimo livello.